Ciao, volevo due informazioni. Il campeggio, se si può utilizzare nel carcere. Per utilizzare vi diamo un contributo di 2,50 euro per tutto il bagno. Poi se ci viene a dire se vuoi far cena o colazione, sì, noi ci organizziamo per apparecchiarvi. Il nome? Andrea. Dopo la Bolivia e il Cile, che appanno Tassoni. Mi trovo in provincia di Modena, in località Due Ponti di Fanano, per la mia via degli... la grande via, l'anello, la grande escursione per il mio giro in mountain bike. Piovucchia. Non è stata una gran partenza. Credo di aver fatto 8 chilometri fallimentare. Domani dovrò fare la salita, che mi sa che le tappe le rivedrò come sempre on the road. Secondo giorno, si riparte da Capanno Tassoni direzione Pistoia. Dopo la serata con festa country, con orchestrina live, birra, nitriti dei cavalli, fieno, faccio un po' di fatica, quindi non so se raggiungerò Pistoia. Ci sono un sacco di sentieri, strappi, tratti a spinta, imprevisti. La meta di Pistoia non ci credo molto. Ciao. Superata Croce Arcana, che è laggiù, 1650 metri, si sente dal fiatone, direzione Lago Scaffaiolo, con alcuni simpatici saliscendi, probabilmente spingerò. Di solito si fa con la bici leggera, oggi vabbè, si fa quel che si può. Dai, one more time. No. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Lascia video. Quasi addirittura d'arrivo. Yeah! Lago Scaffaiolo, 1600-1700 più o meno. Adesso si prosegue direzione Torno alle Scale e mi sa che si spinge. Facciamo il giro del lago.
Ciao. C'è una cosca da spedire veloce. Butta su. Lassù dovrebbe essere il corno alle scale, dove non andrò, ma comunque mi aspettano 7-8 mila metri di dislivello a spinta, anche scassati, quindi sofferenza pura. Ho superato da poco il lago Scaffaiolo, là in lontananza il rifugio Duca degli Abruzzi. Non mi sono fermato perché sono indietrissimo, quindi preferisco, tempo permettendo, fermarmi a Porta Franca, dove c'è un altro rifugio. 2 ore. Si spinge. Yeah! Ho fatto un gran bel po'. 100 metri. Però ho realizzato che devo raggiungere il passo dello strofinatoio, dove fa quella sella, o speriamo di no, quella dopo. E da lì ho più discesa che salite. Inizia il divertimento. Tanto mi godo il panorama. Riprendo l'ossigeno. E insomma. Ale. Ale. Cioè qui mi aggancio qualche... 1:30, rifugio Porta Franca, Alta Via dei Parchi. Il problema è che un signore mi ha detto in bici non si fa. Intanto questa è la salita per il corno alle scale, cosa che non mi interessa, mentre la mia discesa, che poi non sarà tutta discesa ma già laggiù si risale, è questo sentierino che parte un po' curvoso, breccioso. Buttiamoci. Il problema è che è anche molto breccioso e ripido, quindi ho preferito portarla giù a mano per alcuni metri. Anche qua prosegue male. Oddio, qui si poteva anche tentare. Proviamo a ripartire in sella. Poi ti trovi subito pietroni, tratti ripidi. Porco Giuda, ho giocato un jolly andando giù a babbo morto. E vinceva. Questa variante alta, che per le mie vertigini è veramente il top. Forse avrei dovuto fare la variante bassa. Spettacolo, spettacolo! Caputtana! Intanto si respinge, ma stavo guardando da dove sono sceso, da quella selletta tra il monte più alto, là il corno alle scale dove c'è la croce. Sono venuto giù da un sentiero che da qua fa paura, direzione sempre Porta Franca, e mi hanno detto che ci sono dei saliscendi, quindi ancora sofferenza. Oddio. Se mi pagasse qualcuno per far ste robe, mannaggia. Sentierino decisamente più stretto, e mi è stato consigliato stare attento perché è già sono 2 volte, i pedali beccano sulle zolle che non si vedono perché c'è erba alta. Intanto qui a sinistra c'è il baratro, ci picchia. È bello, sentierino a mezza costa,
con il burrone sotto e il rischio di beccare i pedali sul greppo e boom, rotola rotola. Qui si stringe ancora un po', tanto per gradire, se no non si chiamerebbe Alta Via dei Parchi. E qui è proprio al limite, questi 24-25 kg, là dovrebbe esserci sotto il rifugio. Ci vediamo al rifugio. Interessante. Scusate, il video per Porta Franca, questo qui nella giungla? Sento io, invece insegno là, guarda, senti quello là giù, il segno a destra. È molto sotto il rifugio. Lì, Porta Franca si vede. 10 metri più avanti c'è la tabella. Tu pigli a diritto o tu ci caschi su te? Ok, grazie. Faccio il sentiero, va. Ma è chiuso? Oh cazzo. Ma niente, è chiuso. Salutiamo il rifugio Franca, che è pieno di turisti affamati. Sentiero 5, si scende. Niente, ancora non è finito. Ci vediamo in fondo. Sentiero 5. Divertente, divertente. Ho deciso di abbandonare tutto l'itinerario. Risalgo e lo rifaccio almeno 2-3 volte. Qualcuno ci ha anche aiutato. Perché, insomma, sentiero nuovo, fatto col mostro. E il mostro ha tenuto botta. Adesso proseguo in discesa su asfalto. Provo da mangiare, da bere. Poi cerco di capire dove sono, dove posso arrivare, e se piove anche, perché c'è un bel nuvolone.